Secondo giorno di trasferta in Romagna, siamo in una biblioteca. Parlo a voce alta perché tanto le biblioteche comunali purtroppo sono chiuse a causa del DPCM. Mascherina d'obbligo. Siamo nella biblioteca di Faenza e qui, come potete vedere, ci sono varie pubblicazioni. Quest'anno sono 700 anni della morte di Dante Alighieri, qui invece c'è una pubblicazione addirittura di 100 anni fa del sesto centenario della sua morte. C'è anche un articolo di giornale del Il Lamone, che era un periodico, un settimanale del secolo scorso qui della zona faentina, ma soprattutto siamo con la direttrice di questa biblioteca. Buongiorno a tutti. Retrocediamo quindi con il periodo storico e queste sono alcune delle edizioni dantesche possedute dalla biblioteca, un incunabolo del 1474. E come si può vedere, manca qualcosa prima. C'è degli Mancano i spazi capi bianchi. lettera, ci sono gli spazi bianchi, ma c'è un'altra particolarità degli incunaboli che non hanno il frontespizio, perché derivano direttamente dai manoscritti. I manoscritti erano realizzati a richiesta della persona che non aveva bisogno di sapere qual era il titolo e qual era l'autore, e quindi il frontespizio negli elementi che conosciamo adesso, titolo, autore, note tipografiche, si va a costruire lentamente nel corso dei primi decenni del 1500. Inizia solo con magari il titolo, poi aggiungono l'autore, poi infine le note tipografiche. Quindi sono tutti elementi che si vanno a ricomporre lentamente fino al frontespizio come lo conosciamo oggi. Quindi questo, anche se sembra che gli manchi qualcosa, è integro, è completo, tant'è vero che qui c'è la prima segnatura del primo fascicolo, perché tutti le carte, quando venivano stampate, venivano contraddistinte da una lettera, da un numero, eccetera, perché poi i fascicoli sciolti venivano dati al legatore e il legatore era avvantaggiato da questa numerazione progressiva. Quindi, nonostante sembra che gli manchi qualcosa, è completo. Poi comunque vedo che c'è un libro molto più piccolo che ricorda un po' il Bignami, ma non è un Bignami perché Non è non è un un Bignami, non è riassunto. un riassunto, è un'edizione completa, molto vissuta della Divina Commedia, perché in un formato così piccolo che le persone si potevano mettere in tasca, mettere nella borsa e leggere ovunque. Quindi il libro diventa un prodotto culturale accessibile a tutti. È raffinatissimo anche nella Non sua so se si riesce a miniatura, non vedere so, capi comunque. lettera miniato, la pagina impostata correttamente, un bel corsivo che deriva dal corsivo Aldino di Aldo Manuzio, che era stato proprio pensato e realizzato per i libri di piccolo formato. E poi l'ultimo che mostriamo, perché sennò poi nel servizio la gente dice, ah, abbiamo già visto nel videoblog, non si vede più il servizio. Però c'è un album di figurine Un che non album è quello della Panini. non è quello della Panini, è altrettanto importante, altrettanto ricco. È un album di figurine dei fiammiferi, un'intera sezione è dedicata a Dante, è stata realizzata alla fine dell'Ottocento e sono 6 volumi che ci sono stati donati dal collezionista. E io ringrazio la direttrice Simonini per quanto riguarda tutto quello che ci ha mostrato in questa giornata e poi naturalmente vi invito a seguire più avanti tra qualche giorno il servizio che riguarderà anche Faenza. Ieri pomeriggio siamo stati a Forlì, non abbiamo fatto la diretta perché d'altronde l'avevo già fatta da Ravenna, ma anche lì ci sono cose molto interessanti, quindi vi rimando ai servizi delle tre città, Ravenna, Forlì e Faenza.